Ma intanto una premessa, è vero appunto che ci accomuna questa idea appunto di critica all'europeismo, intanto per cominciare perché l'Europa è sempre stato un pluriverso conflittuale. Ecco, io mi invito innanzitutto a pensare all'Europa in questo modo, a non scandalizzarsi per questo, perché è la sua vera natura, cioè quella di essere conflittuale, quella di essere un terreno, diciamo, di scontro e un campo strategico entro cui muoversi, quindi va considerato in questi termini come un campo strategico, un campo di lotta, un campo che è anche fortemente gerarchizzato. Quindi bisogna tenere in considerazione i pesi dei diversi stati, gli interessi dei diversi stati, e le divisioni che ci sono, che, insomma, che sono presenti in questo continente, altrimenti non si capisce nulla di che cos'è l'Europa. Faccio solo un esempio delle diverse faglie che attraversano il continente europeo, prima tra tutte quelle tra i paesi core e i paesi periferici. Quindi la dissimmetria, diciamo, che è presente all'interno dell'Unione Monetaria è sotto gli occhi di tutti. Quindi, diciamo, campo conflittuale, un campo strategico, un terreno fortemente gerarchizzato su cui misurarsi. E come diceva giustamente il professor Somma, un campo che è fortemente caratterizzato per una sua ideologia. Io porto sempre come riferimento i pilastri ideologici della costruzione comunitaria, che sono senza dubbio quello che è già stato citato, quello atlantico. Storicamente non si capisce nulla del processo di integrazione europeo se non si considera appunto la situazione della guerra fredda, se non si considera il fatto che gli Stati Uniti hanno fortemente voluto e hanno sponsorizzato, diciamo, l'integrazione nell'Europa occidentale, proprio in funzione antisovietica. Quindi i famosi 70 anni di pace, no, che vengono tanto reclamati, che pur vero, però non sono una conseguenza diretta, diciamo, della nascita delle comunità europee, ma sono l'esito, diciamo, della stessa guerra fredda, cioè della divisione dell'Europa in due blocchi. Quindi l'atlantismo è stato un forte propellente dell'integrazione. Il secondo pilastro ideologico, o meglio teorico, è stato il funzionalismo, e lo vedremo nel corso del mio breve intervento. Importante perché si raccorda anche in modo conflittuale, non soltanto in modo armonico, con il pensiero federalista di Spinelli e Rossi, come vedremo. Il funzionalismo è molto importante per capire il cambiamento d'approccio nei confronti appunto del processo di integrazione europea, cioè che cosa si è inventato Jean Monnet e Robert Schuman, i cosiddetti padri fondatori, per rendere concreta appunto questa cooperazione sovranazionale fra stati. Lo vedremo. Il terzo grande pilastro è quello invece economico, a cui si faceva riferimento prima, che parlava il professor Somma, cioè l'ordoliberalismo. Cioè anche qui pensare che l'Unione sia un semplice frutto, diciamo un prodotto di avanzamento da un'area di libero scambio, un'unione doganale, un mercato unico, un'unione monetaria, insomma, coglie tutta la verità, perché dietro appunto c'è un preciso modello economico di riferimento che si chiama economia sociale di mercato, un'espressione apparentemente neutra, ma che ha, diciamo, fondamenti teorici e ideologici ben precisi nella Germania, nella cosiddetta appunto scuola di Friburgo. Una teoria che, diciamo, economica, che prendeva le distanze chiaramente sia dal collettivismo, dal marxismo, ma anche dal modello socialdemocratico basato sul conflitto redistributivo e la democrazia economica, però prendeva le distanze anche da un'idea, diciamo, pura, no?
classica di liberismo basato appunto sul laissez-faire, laissez-passer, e un'idea in qualche modo di stato minimo. Gli ordoliberali, come vedremo, invece ammettono l'importanza dell'intervento statale, anche se è un intervento insomma ben preciso. Non si tratta chiaramente di un intervento di tipo keynesiano, sostegno della spesa pubblica, ma è un'idea di Stato che deve farsi regolatore, deve essere presidio appunto del rispetto delle regole di concorrenza. Magari scusa Alessandro, se puoi togliere la condivisione, così riesco a vedere meglio anche i partecipanti, gli studenti, perché vedo che c'è ancora la slide su Polanyi. Io mi risulta di non essere in condivisione, di averlo tolto. Ah, allora forse devo solo impostare, non lo so, qui non io la vedo ancora nel mio schermo, non so. Comunque l'importante è che mi vediate e mi sentite. Ok, quindi questi tre pilastri ideologici, ecco, vanno tenuti in debita considerazione: atlantismo, funzionalismo e ordoliberalismo. Nel suo intervento il professor Somma faceva riferimento appunto a un clima culturale, no? Europeista tra le due guerre. Io credo che questo sia molto importante, perché soprattutto studiando gli anni 30, gli anni 40, e le idee europeiste di questi anni, si riesce a capire meglio anche, diciamo, qual è non solo qual è l'origine appunto ideologica della costruzione europea, ma anche appunto quali sono i problemi nel comprendere la relazione tra Stato da una parte, cioè intervento pubblico, e mercato dall'altra. Quindi capire il clima culturale, a mio modo di vedere, è molto, molto interessante. Si citava appunto Calergi, no? Uno dei primi esempi, no, di progetto nel Novecento, chiaramente, del progetto di unificazione europea. La differenza di questo progetto e dei progetti di quegli anni rispetto al passato è il fatto che tentavano una traduzione politica. Quindi, a differenza di Kant, appunto, per la pace perpetua, che era un progetto filosofico, giuridico, ma rimaneva confinato, diciamo, nella mente di un grande filosofo, non aveva alcuna possibilità di attecchire in ambito politico. Ecco, invece i progetti di quegli anni, tra le due guerre, avevano la pretesa di creare un movimento. Non è un caso, appunto, che a Paneuropa seguì poi un movimento paneuropeo e il coinvolgimento di intellettuali. La ricerca di una spalla politica, no? Nei governi, eccetera. Cioè si voleva tradurre in pratica un progetto teorico, cioè si volevano creare le premesse appunto per un'unificazione europea. Era un po' il clima culturale dell'epoca, perché appunto si veniva dalla devastante prima guerra mondiale, dai famosi trattati di Versailles, no? Trattati di Parigi, con cui appunto si imposero sanzioni veramente pesanti nei confronti della Germania, che non facevano che preparare un'altra guerra, e il sentimento era appunto quello di cercare una pace, almeno fra i liberali, no? Cercare una nuova via dopo il crollo dello ius publicum europeo, quel modello westfaliano di cui che veniva citato all'inizio. Quindi tentativo appunto di creare un'unione. Non è un caso appunto, dopo la prima guerra mondiale ci fu il progetto del presidente americano, no? I famosi 14 punti di Wilson, di Woodrow Wilson, che alla fine prevedeva appunto la creazione della Società delle Nazioni, quindi un'organizzazione internazionale che avrebbe dovuto garantire la pace, chiaramente senza alcun successo, purtroppo. Ma in questo periodo, e qui vengo un po' più
all'oggetto, insomma, del mio intervento, che si intitola Da Londra a Ventotene, appunto, le radici liberali del manifesto di Ventotene. Ecco, perché da Londra? Perché è appunto in quegli anni e nel 1938 in particolare che venne fondata in Gran Bretagna la Federal Union, ecco, un'associazione politica, appunto, che diciamo traeva linfa da quel clima, appunto, che vi cercavo di descrivere prima, cioè quindi l'idea di superare il conflitto, superare la guerra, l'idea di pacificare un continente, possibilmente anche il mondo intero, attraverso le idee, appunto, del liberalismo economico. Dicevo, appunto, fondata nell'autunno del 38, Charles Kimber, uno dei fondatori, descriveva, e cito, le circostanze che portarono alla nascita di questa organizzazione. Dice Kimber, dice: Federal Union fu figlia degli anni 30. Quattro nazioni europee avevano effettivamente il potere di mantenere la pace e di scatenare un'altra guerra mondiale. Quelli che erano sopravvissuti a quello squallido, tuttavia eroico massacro, o che, come noi, erano cresciuti nel dopoguerra, avevano creduto che doveva veramente essere stata la guerra che avrebbe messo fine a tutte le guerre. Guerra che avrebbe messo fine a tutte le guerre. E avevano posto la loro fiducia nella società delle nazioni. Già verso la metà degli anni 30 l'avevano vista deliberatamente sabotare da tutte e quattro le nazioni. Col passare dei mesi e degli anni si scivolava sempre più velocemente verso la guerra. Quindi delusione per la società delle nazioni, quindi critica alla società delle nazioni e all'approccio intergovernativo della società delle nazioni, un tema che verrà ripreso, come vedremo, anche nel manifesto di Ventotene. Quindi il federalismo si pone, diciamo, in modo critico nei confronti di quelle organizzazioni internazionali che non vanno a toccare però le sovranità dei paesi. Cioè l'obiettivo polemico era appunto la persistenza della sovranità nazionale, che doveva essere smantellata, doveva essere criticata, e doveva, secondo i federalisti, essere in qualche modo concepita su scala europea attraverso un meccanismo di sovranità condivisa, cioè di processo di cessione di quote di sovranità verso istituzioni terze, verso istituzioni sovranazionali. Quindi capita bene che la società delle nazioni non poteva corrispondere a questa idea federalista. In quegli anni, insomma, venne subito meno, diciamo, la capacità performativa della società delle nazioni non appena il Giappone invase la Manciuria, l'Italia l'Etiopia, e queste invasioni furono riconosciute dagli altri membri della società delle nazioni. Era un'organizzazione internazionale che faceva acqua da tutte le parti. Carl Schmitt diceva: un'organizzazione in cui gli Stati Uniti non ci sono, quindi un ufficiale, diciamo, non presenza degli Stati Uniti, ma che però materialmente sono presenti, perché l'idea era appunto quella di smantellare lo ius publicum europeum e l'ordine fondato appunto sugli stati di cui si parlava appunto Alessandro anche all'inizio. Quindi questo è un po' il clima. Federal Union, quindi, fu molto importante. Ecco, vorrei sottolineare che questi primi esponenti, Charles Kimber e Derek Rawnsley, erano impegnati presso una compagnia petrolifera. Quindi gli altri membri, tipo per esempio Lord Lothian, era stato Lionel Curtis, erano stati funzionari britannici nelle colonie. Lord Lothian era stato ambasciatore a Washington. Quindi tutte queste personalità avevano forti legami, diciamo, con
con, sia con la, con la, chiaramente la corona britannica, ma anche con gli stessi Stati Uniti. Anche questo punto è un aspetto importante da sottolineare. Dal punto di vista teorico, ad esempio, Patrick Ransom era allievo di Harold Laski. Harold Laski chi era? Era un politologo inglese che, diciamo, soprattutto nella sua prima fase, era fortemente critico del concetto di sovranità e dello Stato. Proponevano una teoria pluralistica dello Stato in cui appunto fossero posti al centro i gruppi, le associazioni e insomma più in generale una prospettiva decentralizzata che togliesse allo Stato il ruolo un po' di guardiano, quindi fortemente critici della sovranità. In quel periodo altro grandissimo giurista è Hans Kelsen, fortemente critico della sovranità, in un celebre libro Il problema della sovranità smonta completamente l'idea di Stato e dice lo Stato, la sovranità è una sorta di maschera, non serve, è una personificazione dello Stato. Quello cui noi dobbiamo guardare è il sistema di norme, e il sistema di norme non ha bisogno di una sovranità. Nel modello monistico c'è un diritto interno, un diritto internazionale e un cosmopolitismo, civitas maxima. Quindi non c'è bisogno dello Stato. Lo Stato appunto è una dimensione che si può superare, quindi ben lontano da un'idea di ordinamento concreto, territoriale. Quello che importa è la razionalità della norma. Quindi da un punto di vista teorico questi pensatori, diciamo, erano proiettati verso la critica appunto del concetto di sovranità e del concetto di Stato. Vi citavo prima l'importanza del pensiero funzionalista. Ecco, apro una piccola parentesi su un altro autore di quegli anni, siamo intorno agli anni 40, nel 43. Ecco, l'autore è David Mitrani, un politologo rumeno che però se ne va a insegnare poi negli Stati Uniti, e nel 43 scrive questo volume molto citato intitolato A Working Peace System, un sistema di pace che funzioni. Perché vi cito questo volume? Beh, perché appunto è la base dell'integrazione funzionalista. Diceva Mitrani, non occorre creare un'unione ideologica, un'unione continentale o una federazione. Sulla scorta dei successi, per esempio, della Postal Union, no? Dell'unione del telegrafo e dei trasporti, diceva occorre che gli stati cooperino in modo tecnico, funzionale, occorre condividere attività, settori, in modo pragmatico, tecnico. Quindi non occorrono nemmeno tutti i riferimenti a grandezze collettive, simboli, la creazione di un popolo, l'idea di una, persino di una federazione, inutile. Occorre semplicemente mettersi d'accordo su che cosa si deve fare insieme in modo molto pragmatico, in modo tecnico. Quindi contro l'unione continentale, contro l'unione ideologica, è la funzione, diceva Mitrani, a determinare i propri organi, i propri organismi. E quindi l'aggregazione, diciamo, la vicinanza, la cooperazione fra gli stati, sarebbe avvenuta attraverso meccanismi che venivano chiamati di spillover, no? A cascata, cioè integrando, partendo dall'integrazione di piccoli settori tecnici delimitati ma cruciali, poi questo metodo di approccio si sarebbe applicato anche ad altri settori, e così via. Quindi a forza di aggregare funzioni, a forza di aggregare attività, sarebbe arrivata poi magicamente forse l'unione politica, ma David Mitrani nemmeno se l'auspicava, mentre forse Jean Monnet, i padri fondatori, quello sì, partire in modo
tecnico, concreto, solidarietà di fatto, no? veniva citato appunto nella dichiarazione Schuman, ma poi in futuro una federazione. Questa è un po' l'idea appunto del funzionalismo di David Mitrani, molto diversa ad esempio dal progetto di Kalergi. Avete visto nelle immagini precedenti, nelle slide, c'era un riferimento, il professor Somma diceva valori no, premoderni, no? C'erano dei simboli, la bandiera addirittura richiamava la croce, no? Quindi all'eredità cristiana, e il disco giallo ai valori pagani, diciamo, alla cultura classica d'Apollo, no? Eccetera, quindi la civiltà greca, i classici. Quindi c'erano dei riferimenti culturali, valoriali importanti, benché appunto premoderni. Ecco, nel funzionalismo tutti questi orpelli non servono, si guarda sostanzialmente, concretamente, a quello che tecnicamente è possibile fare insieme, trasferendo piccole competenze a istituzioni terze. Ma torniamo appunto al federalismo inglese. Ecco, partecipavano anche Barbara Wootton, che è stato citato, partecipò alla Federal Union, Lionel Curtis e Philip Kerr, che appunto era Lord Lothian, erano tra i grandi animatori. Un altro interessante contributo viene da Cyril Edwin Jodd, che scrisse The Philosophy of Federal Union, e anche qua molto interessante, secondo me si collega bene al discorso funzionalista che vi dicevo prima. Cioè, Jodd paragonava l'evoluzione degli aggregati sociali a quella degli organismi biologici. Entrambi aumentano le dimensioni non delle cellule o degli individui, ma dell'organizzazione. Quindi è l'applicazione, diciamo, di elementi della scienza biologica all'economia, alle scienze politiche e all'idea appunto di un'organizzazione, di una cooperazione fra stati. All'interno della Federal Union c'erano diverse posizioni, quindi al suo interno chiaramente non erano tutti d'accordo, non era omogeneo, diciamo, non c'era un'unica posizione, ma vi erano quelli più inclini all'atlantismo, quindi a cercare una federazione in stretto collegamento con gli Stati Uniti, quindi anche con un'idea, una proiezione se possibile a livello mondiale anche, con un primato assegnato sicuramente al free trade, no? Al liberalismo economico. E c'erano appunto, come i federalisti sociali, no? Posizioni diverse, che pensavano prima di tutto a un'integrazione continentale, quindi in Europa, quindi non in stretto connessione con gli Stati Uniti. Quindi europeisti e atlantisti si dividevano all'interno di Federal Union, chiaramente. Però il riferimento al modello americano chiaramente rimaneva. È stato citato all'inizio Hamilton, l'idea dei federalisti britannici era questo, di replicare in qualche modo il modello americano in Europa, di applicarlo in Europa. Quello che sulla scorta di quello che può essere chiamato, ecco, una sorta di domestic analogy, cioè l'errore, diciamo, il problema fondamentale di questo approccio, a mio modo di vedere, è l'analogia domestica, cioè si ritrova un po' in tutti i testi, no? Come lo Stato, no? Come nello Stato si erano aggregate province, regioni, no? E si è creato lo Stato unitario, allo stesso modo come un pantografo, no? Questo deve avvenire anche su scala continentale, cioè gli Stati non sono che un passaggio, no? Verso una federazione più ampia. In questo presupponendo un determinismo che, a mio modo di vedere,
può avere qualche problema, ecco, la cosiddetta analogia domestica. Quali sono i punti su cui si concentrano i federalisti, soprattutto i punti critici su cui si concentrano i federalisti britannici? Beh, anzitutto la critica del nazionalismo economico e del protezionismo, quindi no al centralismo dello Stato. Quindi il primato chiaramente va al libero commercio, quindi alla libera circolazione dei prodotti e dei fattori produttivi. C'è sempre l'idea collegata a una federazione di creare un mercato, di creare uno spazio senza barriere, senza ostacoli. Ecco perché l'unione doganale è un tema che sempre ritorna, no? Anche nello stesso federalismo. Cioè l'idea di abolire diciamo, le barriere tariffarie, ma anche quelle non tariffarie, quindi le barriere tecniche. No, terzo punto, no ad ipotesi intergovernative, ecco perché erano critici nei confronti della Società, delle Nazioni o della Lega delle Nazioni, quindi il salto che doveva essere fatto era sì un salto politico, nel senso che non doveva esserci un accordo fra governi, ma dovevano essere create istituzioni sovranazionali, terze. Il quarto punto riguarda, che questo secondo me è molto importante, lo accennavo all'inizio, l'insistenza sul movimentismo, sulle idee, cioè quindi aveva carattere post-ideologico, doveva andare oltre la destra e la sinistra. Questo è un ritornello che torna spesso anche nel manifesto di Ventotene, cioè le divisioni non sono più tra conservatori, reazionari, tra socialisti e democristiani, eccetera. La divisione è tra chi vuole la rivoluzione federale, una rivoluzione europea, cioè chi pensa di superare lo Stato-nazione, perché la nazione è un'entità divina che va in qualche modo criticata e superata, e chi invece, socialista o conservatore, vuole mantenere la cornice statale e nazionale. Quindi l'intento, diciamo, di superare questa divisione è comune in tutti i federalismi, diciamo. Forse, ecco, nella versione che citava Alessandro prima, cioè del federalismo socialista, è più attenuata. In altre parole, potremmo dire che nel federalismo socialista c'era un'idea in qualche modo di un Keynes in casa e di uno Smith all'estero, potremmo dire, anche se poi ci siamo trovati con un Hayek in casa e all'estero, purtroppo, per come la vedo. Però l'idea certamente era questa, cioè la lotta chiaramente delle conquiste sociali dei lavoratori doveva essere portata a un livello più alto, ma senza trascurare il fatto che lo Stato sociale doveva costruirsi innanzitutto in una dimensione nazionale, ecco perché Keynes in casa. Quindi ha ragione appunto Somma a parlare, quando appunto accennava a Brookmans, di una parziale pianificazione del campo economico, cioè una certa dose di piano era accettata, era mitigata rispetto alla componente neoliberale o di liberalismo economico che veniva comunque inserita nel federalismo. Ecco, per quanto riguarda Hayek, si tratta di un federalismo completamente diverso. Ecco, mentre i federalisti inglesi, penso soprattutto alla Wootton, insomma, anche a Lionel Robbins, cercavano appunto, secondo questa analogia domestica, di riportare l'intervento pubblico su scala sovranazionale, quindi non abbandonavano l'idea che dovesse esserci una regolazione in qualche modo, un intervento dello Stato in economia, sebbene questo Stato non doveva essere lo Stato-nazione, ma la federazione. Ecco, questa è una precisa idea di federazione. Hayek invece la demolisce completamente. Per lui la federazione è solo uno strumento appunto per far sì
di indebolire quei legami sociali che le nazioni erano riuscite a costruire e per applicare un'unica giustizia, non quella sociale, ma la giustizia dei prezzi. Cioè, quindi anche l'idea della banca centrale, europea per Hayek era un'assurdità, perché appunto l'unico meccanismo regolatore doveva essere il mercato in qualche modo. Ecco, venendo a Robbins, che mi interessa particolarmente perché ci servirà per capire meglio anche il manifesto di Ventotene, è già stato citato dal professor Somma. Robbins è molto importante. Intanto Spinelli, Altiero Spinelli, appunto nel manifesto di Ventotene, non nel manifesto di Ventotene, scusate, ma nei diari, ecco, nei diari che scrive, dice chiaramente che aveva consultato i suoi libri e addirittura nel 1944 traduce uno dei testi che è appunto le cause economiche della guerra. Quindi il manifesto di Ventotene, soprattutto tramite più Rossi che Spinelli, è fortemente basato sul federalismo inglese. Le influenze sono evidenti e sono documentate, come dicevo, cioè anche studiosi molto attenti del pensiero spinelliano come Piero Graglia, insomma, lo spiega molto bene. L'influenza di Spinelli è soprattutto riguardo al federalismo liberale, riguardo al federalismo liberale. Tra l'altro cito sempre dai suoi diari, questo è abbastanza interessante, dice appunto in un volume che appunto sono le sue memorie, come ho tentato di diventare saggio, che è questo, dice: poiché andavo cercando chiarezza e precisione di pensiero, la mia attenzione non fu attratta dal fumoso e contorto federalismo ideologico di tipo prudoniano o mazziniano. Quindi capite che il federalismo non era quello lì, non era quello di matrice prudoniana o mazziniana, legato appunto a una repubblica, eccetera, ma, dice Spinelli, dal pensiero pulito e preciso di questi federalisti inglesi, nei cui scritti trovai un metodo assai buono per analizzare la situazione nella quale l'Europa stava precipitando per elaborare prospettive alternative. Quindi viene affermato dallo stesso Spinelli che la fonte economica, appunto, riguardo il pensiero economico, era sicuramente Lionel Robbins. Lionel Robbins, che chiaramente assegnava un primato, no, al liberalismo internazionale, al liberalismo economico internazionale, cioè all'idea appunto che bisognava assegnare un primato in qualche modo alla libera circolazione dei prodotti e dei fattori produttivi, quindi eliminare innanzitutto, come già stato detto, monopoli, siano essi di natura economica, no? Concentrazioni, fusioni pericolose, no? oppure cartelli, abusi di posizione dominante, questo tipo di comportamento anticoncorrenziale, ma sicuramente bisognava abolire anche richieste troppo democratiche riguardo appunto all'aumento dei salari, no? O all'eccessivo potere delle trade unions, dei sindacati, eccetera, perché anche queste in qualche modo distorcevano la concorrenza. Cioè Robbins, è importante notare questo, pensava ad un piano, ma ad un piano liberale, lo dice chiaramente.
L'intento del piano liberale era quello di creare un insieme di istituzioni in cui i piani dei privati potessero armonizzarsi. Dice, il liberalismo internazionale, cito da The Economic Planning and International Order, il liberalismo internazionale non è un piano che sia fallito dopo infruttuosi tentativi, ma è un piano che non ha mai avuto la possibilità di funzionare integralmente. Quindi anche qua, attenzione, cioè non è un discorso di piano, no, di Stato, no, contro mercato. Cioè l'idea di Robbins era di creare un piano, ma un piano liberale. E diceva, i problemi ci sono perché non abbiamo applicato fino in fondo questo piano liberale. Cioè lo dobbiamo applicare. E chiaramente poi questo piano liberale di liberalismo economico lo vedeva inserito in una federazione, intanto perché non era così ingenuo da pensare ad uno Stato, ad un governo mondiale, no? Che criticava molto precisamente, ma perché applicava anche lui quella che ho citato prima, l'analogia domestica, domestic analogy, come la polvere da sparo, cito ancora, in questo caso dalle cause economiche della guerra, dice Robbins, come la polvere da sparo ha reso antiquato il sistema feudale, così l'aeroplano rende antiquato il sistema delle sovranità indipendenti europee. Un tipo più ampio di organizzazione è inevitabile. Quindi diventa qualcosa di tecnico, capite? Cioè, come sono stati superati i comuni, verranno superati gli stati. Mi sposto ora ad alcune considerazioni sul manifesto di Ventotene, perché appunto sia Spinelli che Rossi riprendono a piene mani da queste teorie, da questo federalismo. Intanto c'è una critica nel manifesto non solo alla sovranità, alla nazione intesa come entità divina, no, eccetera, che ha rappresentato una crisi della modernità, una crisi della civiltà, ma c'è anche una critica al marxismo e al collettivismo. Quindi, e diciamo, al pericoli che rivolti verso quella che potremmo chiamare una socializzazione della nazione, perché l'obiettivo polemico, si è ben capito, no, di Spinelli e Rossi, era criticare lo Stato-Nazione e trasferire la sovranità a un livello più alto. Quindi anche il collettivismo, anche la socializzazione della nazione non andava bene, così come chiaramente non andava bene il totalitarismo, ovvero la nazionalizzazione delle masse, no? Quindi però anche l'aspetto sociale non andava bene a Spinelli, tanto che Spinelli era un militante comunista, no? Arrestato appunto dai fascisti, messo in prigione in diversi luoghi, poi al confino a Ponza e successivamente a Ventotene. A Ponza, l'isola in cui arriva il 12 marzo del 37, ecco, a Ponza subì anche, diciamo, l'espulsione dal Partito Comunista, perché appunto per questa frase sostanzialmente, condizione per la rivoluzione in Europa, diceva Spinelli, è l'abbattimento della dittatura staliniana, cioè il suo antistalinismo chiaramente lo costrinse poi ad abbandonare il Partito Comunista. Critica anche la dottrina dei fronti popolari, ci fu quindi l'espulsione dal PC per deviazioni ideologiche e presunzione piccolo borghese. Arriva Ventotene nel 39 e lui stesso, come dicevo prima, dice scopre i federalisti anglosassoni grazie a Rossi, soprattutto Robbins. Traduce, mentre scrive anche il manifesto di Ventotene, per un'Europa unita, traduce anche le cause economiche della guerra. Quindi è in questo testo che emerge, diciamo, oltre alla critica della nazione, il modello economico
del modello economico del manifesto di Ventotene, che certamente include nella terza parte riforme sociali, quindi non c'era solo una federazione intesa come creazione istituzionale, come un'operazione di ingegneria istituzionale, non c'era soltanto la federazione, ma Spinelli e Rossi cercarono di agganciare il progetto federalista delle riforme sociali, no? Quindi un discorso di redistribuzione della ricchezza, della riforma agraria, l'educazione che doveva, l'educazione scolastica che doveva essere pubblica universale, l'indipendenza dello Stato dalla religione, l'abolizione del corporativismo e i sindacati liberi, cioè c'erano anche delle riforme sociali, ma come dicevo prima, l'impianto rimane economico, rimane, a mio modo di vedere, fortemente liberale. Cioè, e l'influenza di questo liberalismo economico veniva soprattutto dall'economista del gruppo, che era Ernesto Rossi. Questo poi, queste radici, diciamo, liberali del manifesto di Ventotene sono ancor più in evidenza se si considerano altri scritti di Spinelli, e cito sempre uno scritto di quegli anni, un po' dopo rispetto al manifesto di Ventotene, cito lo scritto Nazionalismo, sezionalismo e collettivismo. In questo scritto io mi sono annotato alcune affermazioni di Spinelli che sono sorprendentemente vicine a quello che affermano i federalisti inglesi, il liberalismo economico. Intanto ci sono c'è la critica appunto allo Stato-nazione quale elemento generatore di guerre. Quindi l'autarchia nazionale produce le guerre, primo punto. Secondo punto, la pressione dei vari gruppi per realizzare misure restrittive per proteggere i propri gruppi. Quindi anche gli stessi sindacati. La persuasione, punto 3, siamo nel 44, è la persuasione sempre più diffusa fra gli uomini politici che ormai una delle preminenti funzioni di governo consistesse nel trattare l'economia del paese come un'unica gigantesca azienda e nell'amministrare di conseguenza d'autorità la produzione, la circolazione e la distribuzione dei beni economici. Quindi un bisogno di protezione. Quello che diceva anche il professor Somma riferendosi a Polanyi, la reazione all'espansione del mercato è appunto una difesa della società attraverso meccanismi protezionistici. E dice appunto, cito ancora dal testo, una politica economica di restrizioni può essere dovuta alla vittoriosa pressione dei gruppi di interesse economici coalizzati. Man mano che i successivi gruppi di interesse si organizzano in sindacati, cartelli, trusts, che diminuisce di conseguenza il numero delle transazioni eseguite in regime di concorrenza, la funzione di equilibratore automatico del mercato svanisce. Quindi è sorprendente questo passaggio, perché qui, diciamo, la componente sociale del federalismo lascia il posto all'aspetto invece più mercatistico, Quindi viene meno la funzione di equilibratore automatico del mercato. Determinare, sentite questo passaggio, determinare i prezzi d'autorità significa creare tutto un armamentario politico-poliziesco per farli rispettare. Significa intervenire progressivamente in tutta l'amministrazione dell'economia, creare insomma un'economia collettivista. Secondo che i gruppi sociali su cui i collettivisti si appoggiano per spezzare la resistenza appartengono alle classi povere o a quelle ricche, il collettivismo che viene fuori sarà a tinte proletarie o plutocratiche. Ma ciò non cambia molto dal punto di vista della struttura economica. Cioè, quindi dice, il problema sono questi trust e questi gruppi collettivi che si consolidano a livello nazionale, che poi prendano una piega collettivista, socialista oppure plutocratica, dice, poco importa, sempre di nazionalismo si parla. Ed è la stessa cosa che diceva Robbins. La socializzazione della nazione è ugualmente
pericolosa come la nazionalizzazione delle masse. E cito quest'ultimo punto, a mio modo di vedere, emblematico. Collettivismo e xenofobia diventano rapidamente sinonimi e il desiderio più normale di ogni capo di Stato collettivista è da una parte creare la massima autarchia possibile, dall'altra cercare di riunire sotto il suo potere i territori di cui economicamente ha bisogno. Quindi la nazione, in altre parole, si tradurrebbe sempre e comunque in imperialismo. Quindi la guerra, tornando a quello che si diceva anche Alessandro prima, non è determinata in questo caso dal capitalismo, ma dalla stessa esistenza delle sovranità nazionali, secondo Spinelli. Questo insomma mi porta a pensare che il federalismo spinelliano mutuasse molto appunto dal liberalismo, più dal liberalismo diciamo che da altre dottrine che possono in un qualche modo trasparire, perché la terza parte del manifesto in effetti è centrato sulle riforme sociali, quindi diciamo sbilanciate verso quel federalismo socialista di cui parlava appunto Alessandro nel suo intervento. Io credo, per concludere, non so quanto tempo ho ancora, che si tratti comunque, beh, a parte che vabbè, adesso sono andato un po' volo d'uccello sul manifesto di Ventotene, magari se avremo il tempo poi vi posso spiegare anche un po' meglio anche il contesto, diciamo, e la struttura anche. Però ecco, quello che possiamo dire in conclusione è che l'approccio di Spinelli nei confronti, l'atteggiamento che aveva Spinelli nei confronti anche dell'integrazione europea era un atteggiamento, diciamo, è stato un atteggiamento ondivago, perché sulla scorta appunto di questa idea non ha appoggiato sin da subito l'integrazione funzionalista. Spinelli era abbastanza critico del metodo Monnet, almeno all'inizio. La cieca e la cera erano considerati dei parlatoi, e quello che aveva in mente, al netto appunto di questo modello economico che vi ho cercato di sintetizzare, era un'autentica rivoluzione politica. Cioè l'obiettivo di Spinelli, a differenza dell'intergovernativismo e del funzionalismo, era creare un movimento europeo che facesse una rivoluzione europea, cioè un'idea costituente, un'idea di Europa dal basso in qualche modo, no? Quindi era un approccio politico, potremmo dire. Anche se questa idea, diciamo, di federazione, a mio modo di vedere, passava per una spoliticizzazione del mercato, che era una spoliticizzazione temperata. Cioè l'intervento pubblico veniva rinviato in qualche modo a dopo, alla fine, no? A processo concluso, a livello sovranazionale. Un'Europa democratica appunto a venire. In questo modo intanto veniva completamente stemperato il conflitto sociale, cioè la rivoluzione non coinvolgeva le classi, ma la rivoluzione era una rivoluzione europea. Quindi superamento del conflitto di classe, del conflitto redistributivo. Riguardo al tipo di politiche, rimaneva un'idea potremmo dire, di Europa sociale, no? Nel termine in cui appunto questa Europa sociale veniva trasferita a livello federale attraverso, per esempio, la solidarietà tra i lavoratori, la creazione di sindacati europei transnazionali. Così via. Sta di fatto che il primato comunque veniva assegnato sempre, o comunque la cornice era quello di un mercato. Tanto è vero che Spinelli era critico appunto nei confronti dei primi passi, di fronte alla piega che aveva preso l'integrazione europea, ma piano piano vi si avvicinò. Intanto nel 52
tentò con De Gasperi di includere, ci riuscì, quella che veniva chiamata comunità politica europea nel trattato CED, cioè nella comunità europea della difesa. Quindi tentò il balzo già all'inizio degli anni 50. Poi, come sappiamo, il trattato non vide mai la luce perché fu bocciato dalla Francia nel 54. Ma poi piano piano si avvicinò, diciamo, al processo di integrazione europea, e soprattutto negli anni 70, quando divenne commissario e poi successivamente membro del Parlamento europeo. Un altro tentativo che fece Spinelli di politicizzare, in senso lato chiaramente, ma di costituzionalizzare meglio l'Unione Europea fu con il celebre trattato costituzionale dell'84. Creò un club che si è chiamato Club del Coccodrillo, che era un luogo, appunto, un ristorante in cui si incontravano vari parlamentari europei, e attraverso una sua azione, diciamo, Spinelli cercò di trasformare, di democratizzare in qualche modo una costruzione che era prevalentemente giuridico-economica, dando più poteri al Parlamento europeo. Il suo progetto poi non vide la luce perché inizialmente poggiato da Mitterrand, poi fu accantonato, perché il vero progetto che emerse negli anni 80 fu il progetto dell'atto unico europeo, quindi del completamento del mercato unico attraverso, appunto, la proposta di Delors, quindi di tutt'altro respiro. Ecco, per concludere voglio dire questo: il federalismo, pur di matrice neoliberale, a mio modo di vedere è sempre stato un po' un fiume carsico, cioè è sempre costituito una delle possibili dei possibili approcci teorici all'integrazione europea. Quindi si ritorna a quella battaglia tra idee di cui dicevo all'inizio, anche se il modello dominante, no, predominante, è stato quello neoliberista, funzionale neoliberista. Quello è stato il modello di integrazione che ha prevalso, cioè la creazione di un'integrazione a base mercatista, quella che veniva chiamata stealth integration, cioè un'integrazione invisibile, no, che erodeva le sovranità gradualmente, piano piano, no? Colpendo piccoli settori, trasferendo competenze poco alla volta. Se si prendono, appunto, se si va a studiare, appunto, l'attività interpretativa della Corte di Giustizia, ci si accorge che come molti principi sovranazionali, per esempio quello del primato del diritto comunitario, l'effetto diretto, eccetera, siano stati affermati via via proprio dalle stesse istituzioni comunitarie, in modo sottile, perché appunto quando si parla di eliminazione, per esempio, delle restrizioni quantitative al commercio, che sembra una cosa tutto sommato accettabile, no? Ecco, questo poi dopo nei trattati si è portato dietro anche le misure di effetto equivalente a queste restrizioni quantitative, ivi compresa tutte le regolamentazioni commerciali, quindi le misure normative prese dagli stati per regolare la propria produzione, ma anche, per esempio, non solo nel campo dei prodotti, ma anche per ciò che concerne i servizi, oppure i diplomi, i riconoscimenti dei diplomi, eccetera. Quindi altri ambiti. Quindi piano piano, da settore a settore, c'è stata una sorta di processo di erosione delle sovranità nazionali, che ha tolto anche, come dire, legittimità democratica, perché è innegabile dire che queste le normative nazionali traggono legittimazione, appunto, a partire dalla stessa Costituzione, da una volontà popolare. Ora, questa volontà popolare, questa legittimazione democratica, come sappiamo, a livello europeo c'è molto meno, per non dire che non c'è per nulla. D'altronde, ecco, per tornare e concludere ai federalisti, personaggi come Lord Lothian vedevano con fastidio
processi di democratizzazione. Cioè, anche lì la critica che rivolgevano alla nazione era perché a livello nazionale c'erano state conquiste democratiche che limitavano in qualche modo l'ordine internazionale neoliberale. Quindi, spesso, ecco, la critica alla nazione va pari passo alla critica della democrazia, e dire che questa democrazia può essere giocata, no, su scala più ampia a livello sovranazionale non sempre, diciamo, coglie nel segno, perché potremmo dire, ma che a livello sovranazionale questa democrazia finisce per essere indebolita, per quanto riguarda in termini sostanziali, dico, rispetto a un suo rafforzamento. Magari formalmente c'è, ma poi se si va a vedere sul piano della giustizia sociale, sulla democrazia sostanziale, diciamo, ecco, c'è molto meno. Io concluso qui, chiaramente sono disponibile per il dibattito. Scusate forse se sono stato poco organico, ma sono andato un po' in modo rapsodico su vari temi, però insomma, se ci sono richieste di chiarimenti, sono più che disponibile.